7 giorni all'insegna di concerti e spettacli teatrali all'Aurum di Pescara con ingresso gratuito che vedranno protagonisti artisti del panorama sia locale che internazionale. Dal 24 al 30 luglio si svolgerà la seconda edizione del Pescara Liberty Festival. Il programma è stato presentato alla stampa dal direttore artistico Sergio Rendine insieme al presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, al sindaco Carlo Masci e all'assessore comunale alla cultura Maria Rita Carota. Tra i protagonisti della kermesse, Antonella Ruggiero, Deborah Caprioglio, Pino Amendola, Andrea Bosca, Maurizio Rolli, Mimmo Malandra e Marian Lee. Il 29 luglio la serata intitolata Musica Neoliberty sarà dedicata ai grandi compositori contemporanei, ha spiegato il maestro Rendine. Quest'anno sono 7 concerti differenti, ma soprattutto molti di questi concerti sono delle commissioni dirette del festival, cioè opere scritte apposta per questo festival. E questa è una grande soddisfazione perché sta nascendo quel movimento che io auspicavo l'anno scorso del neoliberty, questo termine che non è neanche tanto originale, cioè neanche tanto geniale, però ha preso piede in tutta Europa. Adesso si sta parlando di neoliberty e è nato da questo festival, e in questo festival ci saranno i massimi compositori europei che hanno fatto delle opere Neoliberty, in uno stile Neoliberty, Antonella Ruggiero, che è sempre stata Neoliberty, un'opera jazz scritta apposta per questo festival, ispirata a Scott Fitzgerald e quindi Neoliberty. Ma attenzione, Neoliberty non vuol dire sentire i colori passatisti, Neoliberty vuol dire avere quei contenuti della filosofia Liberty, fatta di floreale, sogno, passione, laghi, fate, nata in momenti difficili e che è andata avanti tra due guerre. Oggi siamo in un momento molto simile a quello in cui è nato il Liberty ed ecco perché vogliamo promuovere un neo-Liberty con i segni e i colori della modernità, ma che abbia gli stessi contenuti filosofici lanciati verso il sogno, il floreale, il positivo per una società che speriamo possa diventare finalmente migliore.